Amici dei motori, benvenuti a un nuovo appuntamento con Live News da Moto Days. Entriamo subito nel vivo della manifestazione e lo facciamo con la nostra Susanna Bottazzi, che è allo stand di Yamaha per scoprire le novità. Grazie Fiammetta, siamo qui nello stand Yamaha dove viene presentata la XSR900, una moto moderna dal chiaro gusto retro. Possiamo parlare di una moto dal cuore vintage? Assolutamente sì, più che il cuore è la linea, nel senso che nel luglio del 2015 abbiamo presentato XSR700 con la filosofia Faster Son, quindi moto che non rinunciano al DNA tecnologico di oggi, ma guardando al passato in termini di linea e di componentistica e di autenticità. Faster Son, che oggi vede a Roma anche XSR900, che è il secondo modello di questa linea, che sta arrivando adesso dalle concessionarie, sarà presto, tutti i nostri clienti potranno provarla. Non solo lei è presente qui, ci sono altri modelli che avete portato a Moto Days. A Moto Days, così come a ECMA, riportiamo MT-03, che è una moto che dopo l'MT-125 si posiziona in un segmento di riacquisto di vecchi motociclisti che possono ritornare al mondo delle due ruote, così come uno step up dal 125. È una moto leggerissima, agilissima e veramente divertente sia per coppia che per a lungo. E la punta di diamante del segmento MT, l'MT10, una moto 1000, 4 cilindri, un motore derivato dalla R1, che mantiene tutte le caratteristiche proprie dei modelli MT, quindi grande maneggevolezza e grande coppia, senza rinunciare con un motore del genere chiaramente all'allungo e alla velocità di punta. Moto Days è produzione, ma è anche accessori e abbigliamento. E abbigliamento significa anche stile. Scopriamo perché. Ok Fiammetta, siamo all'interno del padiglione 4 in questa bellissima esposizione Spicca Tucano Urbano. Tantissime le cose che avete portato e soprattutto presentate la collezione nuova primavera-estate. Sicuramente Susanna, Tucano Urbano è molto legata a Roma, pensa che è la seconda città al mondo per importanza, per le nostre vendite, per la fedeltà dei nostri clienti, e quindi abbiamo ritenuto molto importante portare tutta la collezione primavera-estate in questa fiera, esporla per far sia contenti i nostri rivenditori di Roma, che la possono ammirare anche in anteprima, sia soprattutto i clienti che già da ieri hanno comunque affollato lo stand e si informano su tutte le novità, su tutte le caratteristiche di quello che è un marchio che ha sempre fatto anche un po' dell'originalità e delle soluzioni tecniche, diciamo, particolari e sempre molto studiate, sempre molto mettendo al centro dell'attenzione la praticità dello scooterista e del motociclista di tutti i giorni, un po' il suo marchio di fabbrica, ecco. Parliamo dello scooterista di tutti i giorni e voi avete portato un tema molto interessante qui nel vostro stand. Sì, ci è piaciuto ritornare un po' alle origini e giocare un pochettino su quella che è l'essenza di Tucano Urbano. Abbiamo portato un prodotto che non esiste, ma che tutti quanti sogneremmo un giorno di poter avere sotto la sella del nostro scooter, ovvero l'Easy Parking. È quello sotto i nostri piedi ed è un comodo telo che si può stendere sul suolo pubblico per creare 4 posti moto laddove i posti moto non ci sono. Ovviamente disponibile in varie versioni, quindi asfalto, San Pietrini, pavé, a seconda della città in cui ci si trova. Ovviamente è uno scherzo, ma testimonia un po' quasi con un'iperbole lo spirito di Tucano Urbano, cioè tutte le soluzioni fattibili per migliorare la vita, la qualità della vita di chi si muove su due ruote, noi le produciamo. Poi ci sono quelle impossibili e le abbiamo portate semplicemente come scherzo, come motivo di giocare ancora una volta attraverso la nostra comunicazione in una fiera. A Moto Days è presente un marchio storico che per lungo tempo è stato dimenticato, ma che adesso è tornato a vivere. Si tratta di SVM, la linea alla nostra Susanna. Sempre nel padiglione 4, marchio di successo SVM, direttamente dai mitici anni 70. Sandro, quali sono i modelli che avete portato qui a Moto Days? Noi abbiamo portato tutta la gamma SVM, ma più in particolare le nostre moto della categoria Classic, che sono la Gran Milano e la Silver Vase.
queste moto si iscrivono in un segmento che va molto di moda in questo periodo, che è quello delle moto di stile retro, però aggredendolo, diciamo, dal basso, con moto che sono avvicinabili da tutti e non solo da quelli più fortunati. Quindi si tratta di moto facili da usare, con una cilindrata di 450 cm cubici, quindi molto utili anche in città e fruibili sia da giovani che da persone più adulte e anche dalle donne. Abbiamo due modelli che arrivano proprio sul mercato in questo momento, quindi Moto Days cade al momento giusto, perché la produzione di massa è prevista proprio nel mese di marzo e quindi le moto arrivano sul mercato proprio adesso. Dopo una anteprima l'anno precedente avevamo mostrato i prototipi. Tra poco sono pronte. Sono pronte. E su che prezzi si aggirano queste moto? Queste moto, come dicevo, il rapporto qualità-prezzo è molto favorevole, perché per la Silver Vase, che è il nostro modello più scrambler, siamo a circa 5.150 più messa in strada. Per la Gran Milano, che è offerta sia in sella monoposto che con sella biposto, non opzionale ma in standard, siamo a 5.550. Grazie, bene a te Fiammetta la linea. Continuiamo a scoprire le novità del mercato, le novità del 2016, tutte presenti qui a Moto Days, ed entriamo nello stand di Ducati. Fiammetta, siamo in casa Ducati con due bellissime novità, la Multistrada Enduro e la X Diavel. Andrea, ci parli di queste due moto? Allora, sono due moto molto interessanti, sono nuove. La Ducati per il primo anno entra nel mondo dell'enduro, che è una grande moto, è una grande big moto, diciamo, la definiamo in questo modo. È una moto molto interessante perché ci dà la possibilità di entrare in quello che è un nuovo mondo, un nuovo segmento, che è quello dell'enduro. Ha un serbatoio enorme da 30 litri, in modo che possiamo anche affrontare con questa moto un viaggio lunghissimo, non solo fare quello che vedete nei video qua dietro, che sono prestazioni di enduro molto forti. E poi c'è l'X Diavel, che è questa nuova moto che tutti ci stanno guardando in modo molto particolare, perché è questo nuovo custom che Ducati non ha mai fatto e che però ha prestazioni da Ducati. Quindi fate due cose completamente nuove. Completamente nuove, ma sempre dal punto di vista dello stile e della tecnologia, sempre Ducati però. Siamo giunti al termine di questa prima puntata di Live News per la seconda giornata di Moto Days. Naturalmente l'appuntamento è più tardi con altre novità da Fiera Roma. Non mancate.